Le lamentele di diversi cittadini a riguardo di alcuni atteggiamenti prepotenti di certi parcheggiatori, non solo nel parcheggio del Foro Boario, ma anche per quello degli ex capannoni dei carri di carnevale o nella ex caserma Paolini, sono stati ripresi anche da una certa parte politica che, sull'onda della delibera anti-accattonaggio del comune di Pesaro, chiede risposte certe all'amministrazione comunale fanese con interrogazioni su che cosa intende fare per sanare questa situazione. Come Forza Italia abbiamo fatto una mozione per impegnare il sindaco e la giunta a prendere un provvedimento serio, a fare un'azione a tolleranza zero, cercare di essere più presenti con le forze dell'ordine, magari iniziare a portarli in caserma, iniziare a fare dei controlli per prevenire la provenienza, fare il sequestro della loro merce per cercare di essere da deterrente. Purtroppo la legge italiana non è d'aiuto. È difficile fargli qualcosa, però iniziarli a prendere a sfinimento penso che usare la stessa arma di loro possa essere utile. Ma le parti direttamente interessate a questo riguardo come vivono la situazione? Gli extracomunitari spesso sono pendolari, vengono in treno da altre città e sbarcano in Lunario con l'elemosina dove trovano spazio. Arrivano dalla Costa d'Avorio e dal Nord Africa principalmente. Si organizzano spontaneamente e chissà meglio la lingua perché da oltre un decennio in Italia è disposto a parlarci come Michele perché non vogliono che si faccia di tutta erba un fascio. A volte trovi qualcosa per vivere, a volte se non c'è i soldi noi andiamo a San Patrignano per mangiare. Non è che siamo qui per litigare con le persone, Non so che tra noi ci sono altri ragazzi che hanno problema che non sono capaci di parlare con le persone, okay. Che non sei educato, ma non mica tutto uguale, quello certo. Che io voglio dire, non è che abbiamo fatto qualcosa male con qualcuno qui, no. Cercate di fare la giornata vostra. Sì, sì, per andare avanti, piano piano, se uno trovi lavoro non tornare qua più. E come oggi è arrivato qui la carabinieri, ha fatto una multa. Ho dato la multa di 700 euro qualcosa. Come fai a pagare questa cosa qui? Perché ti hanno fatto la multa? Ha detto che la gente sono stanchi, che loro non possiamo più fare qualcosa. Oh, io ho detto capo, noi non ce l'abbiamo lavoro da fare, noi non possiamo andare a vendere la droga. Mi ha detto che stai zitto, se io non stai zitto mi faccio arresto. Non ho fatto questa la multa, io non so cosa devo fare. Certo. Perché se non mi dai i soldi non vuol dire che devi graffare la sua macchina, ma fare qualcosa brutto, bucare le gomme, no, quello non succede perché siamo qua tutti cristiani. Senti, quanti siete qui più o meno? Io non posso contare perché a volte vengono l'altra gente da qualche parte, A volte 7, a volte 6, a volte 2, 3, dipende come... Soprattutto siamo senza lavoro. Alcune persone vengono per prendere noi andare anche a lavorare a casa di loro, fare pulizia, fare giardinaggio. Alle volte succede. Sì, succede anche così. Come va? Tira avanti. Si tira avanti. Chiedete un soldino, un qualcosa? Pochi. Pochi? Ma senti, lui mi diceva che tra di voi qualcuno è un po' più aggressivo, qualcuno un po' più tranquillo, insomma, quindi succede alle volte. No. Siete tutti tranquilli. Tutto tranquillo.